Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale in un nuovo episodio di The Sims 4, creiamo le nostre guerriere Sailor. Dunque, l'ultima volta avevamo creato insieme, se non sbaglio, Sailor Uranus, Sailor Neptune e Sailor Pluto. In precedenza avevamo creato anche Sailor Moon, la principessa Serenity, Cibiusa e Endymion. Quindi oggi direi che è arrivato il momento di creare le guerriere del sistema solare interno, Sailor Mars, Sailor Mercury, eccetera. Ma prima di cominciare, come al solito, sigla! Allora, cominciamo con una nuova unità familiare. Dunque, mettiamo immediatamente femmina. Oh signore, questa qua. Sembra che abbia la faccia da maschio. Comunque, allora, mettiamo come al solito giovane adulta. Le mettiamo una camminata, vediamo. Ah, lasciamo la classica che è meglio, va? La voce. Ruby, la lasciamo così. Allora andiamo subito a cambiarle questa faccia, che è orrenda, cioè io non ho parole. Allora, viso, mettiamo questo di base. Poi ci sono visi e colori della pelle, le lasciamo questo. Dopo cambiamo gli occhi, che questi sono troppo semplici, e andremo a creare Sailor Mercury. Allora, le ingrandiamo un po' gli occhi. Vediamo, allora, vediamo, no, no, oddio, questi sono a mandorla. Sailor Mercury ha uno sguardo, beh, questi forse sono abbastanza grandi gli occhi, perché ha uno sguardo tranquillo, ma non è niente di speciale. Le rimpiccioliamo un po' le guance, dopodiché andiamo alla ricerca dei suoi capelli, perché lei ha dei capelli, eccoli qua, particolari, questa qui, no, forse questa no, vediamo. Allora, questa sono sicura che non può essere. Oh, è questa, vediamo. Sì, è questa, credo. Il colore dei capelli di Amy sono sull'azzurro o il blu, diciamo. Vediamo se questo... cos'è sto fiore che non mi piace? C'è sto fiore che mi rovina la poesia. Allora, togliamo tutto quello che c'è di troppo. E accessori. Accessori, lei ha gli orecchini, quelli classici. Questi qua, perfetto. Trucco, le mettiamo un leggerissimo trucco. Lei non si trucca, Sailor Mercury, quindi proprio ce le mettiamo un eyeliner, giusto per renderla un po' più, ecco, così. Senza, vediamo, senza esagerare. No, questo è già troppo forte. Proviamo questo. E rossettino, sì, glielo mettiamo, e le mettiamo qualcosa di nude. Vediamo, qualcosa di molto leggero, che non sia proprio del tutto invisibile, ecco, qualcosa così di nude. Poi andiamo sotto e togliamo tutto quello che c'è. Perfetto, era così, adesso ha tolto anche qui. Allora, vediamo un attimino. Corpo, Sailor Mercury è tra le più basse e tra anche le più magre. Quindi la teniamo così. Allora, corpo intero. E cerchiamo la nostra suite, non è questa ma questa, che è sull'azzurro. Eccola che comincia a venire. Seno un po' più piccolo e gli abbassiamo un po' il fiocco, anche se sembra così, ecco. Poi vediamo cosa le manca. Gli stivali, quindi cerchiamo gli stivali, questi di color azzurro. Dopo ci servono, se non sbaglio, solo che lei, cioè, Sailor Mercury tatuata, ragazzi, non va bene. Allora, andiamo sul corpo e togliamole tutti i tatuaggi. Ok. Dopo. Tipi di look, non ci interessa. Accessori. Allora, sugli accessori abbiamo, vediamo un attimino, questo che è interessante. Ovviamente del suo colore azzurro.
Poi vediamo un attimino come accessori secondari abbiamo questi sull'azzurro. Io credo che è pronta Sailor Mercury. Voi cosa dite, ragazzi? Se andiamo nelle magliettine dovremmo avere la sua divisa scolastica. Guarda che forte, hanno messo anche già quelle altre. Comunque questa è la sua divisa. Cerchiamo la gonna, che è questa qui, e le scarpette di Amy, che se non sbaglio sono dei mocassini molto semplici, che non so neanche se troverò. Però questi non sono niente male, perché di fatto lei gira con delle scarpe molto molto maschili. Aspettate, vediamo se trovo qualcosa di meglio. Sailor Mercury è pronta. È pronta anche perché, se vedete, anche la sua divisa. Poi andiamo qui. Sailor Mercury, conoscenza sicuramente, è un topo di biblioteca. Vediamo, è un genio. Poi, come altri tratti, è, non una smanettona, attenzione, è un topo di biblioteca. E vediamo se ci sono altri tratti interessanti. Vediamo, amante, estroversa e buona soprattutto. Allora, lei si chiama Sailor Mercury ed è pronta. Adesso andiamo ad aggiungere un'altra. Pomeray Quest. E andiamo a creare. Vediamo, Sailor Mars creeremo adesso. Allora, partiamo, non lo so, facciamo Sailor Mars, la facciamo un po' più. Proviamo questa. Ovviamente non faremo queste labrone perché altrimenti è una cosa terribile. Le rimpiccioliamo subito, ragazze. Perfetto, va già molto meglio rispetto a prima. Ok, allora le togliamo qualsiasi tipo di cappello perché lei non ha cappelli né niente. Oh signore! Ok, non volevo farla calva, le schiariamo i capelli. Allora, capelli, vediamo, lei li ha neri e sono, vediamo, questi qua, se non sbaglio. Cioè, non sono proprio meravigliosi, eh. Comunque, questa è Rea e ha i capelli neri. No, questi non sono neri. Eccola, l'ho trovata. Questa è lei. Poi andiamo avanti. Qua non ci interessa. Accessori. Accessori le mettiamo. Vediamo questi orecchini sul rosso. Anche questi in realtà andrebbero bene, che sono un po' più visibili, altrimenti è completamente, completamente invisibile. E poi vediamo questo. Vediamo se c'è per Rea. Allora, eccolo qua. Questo è quello di Rea. Poi andiamo a cercare. No, questo non ci interessa. Andiamo a cercare la sua suite, che è naturalmente rossa. Vedete che bello. Le stringiamo un po' i fianchi. Rea ha un bel fisico. E le alziamo un po' il seno. Poi Rea ha dei tacconi spettacolari, ragazze, delle scarpe meravigliose, spero che ci siano, perché non posso lasciargliele senza quelle scarpe bellissime. Sono un po' preoccupata, direi, perché non le vedo. No, infatti lei non le avrebbe così. Non ci sono le scarpe di Rea. Sono rattristata da tutto ciò. Vabbè, lasceremo queste, ragazze. Lei non avrebbe tutti questi ghirigori, ma non c'è altro, quindi glieli lasceremo così. Dopodiché, allora, scorriamo un po' e vediamo. Intanto le aggiungiamo la tiara rossa, che le manca. Corriamo giù. Dovrebbe esserci una cosa. Ecco, lei, Sailor Mars, ha questo simbolo qui, sono sicurissima. E direi che la nostra Sailor Mars... No, mancano questi. Cosa? Ragazze, non mi dite niente. Oh. Mancano i guantini. Dove sono i guantini? Sempre negli accessori. Qua. Rossi. Eccole qua. La nostra Sailor Mars è pronta. Quindi, Sailor Mars, amore, atletica, cibo, devianza, creatività, famiglia, ricchezza, natura... Oh signore... Non c'è, perché lei sarebbe religiosa. Molto. Mettiamo natura. Mettiamo curatrice, ragazza, perché io non so veramente che cosa mettere altrimenti.
Allora, vediamo. La mettiamo attiva. Sì, va. Buon Oh, gustaia. yum. E come ultimo. Allora, cosa le mettiamo come ultimo? Perché qua non c'è nulla di rea, non c'è nulla di religioso. Ordinata, vabbè, facciamo Ah. ordinata, che nel tempio lei è molto ordinata. Questa è rea e quindi la chiamiamo Sailor Mars. Andiamo a creare Sailor Jupiter. No, non voglio un maschio, una femmina come al solito. Allora, è brutta che non avete neanche idea. Allora, Sailor Jupiter la creiamo. Oh signore, quante sono brutte. Questa, secondo me, è più Sailor Jupiter. Unica cosa, non mi piace il colore della pelle, quindi lo facciamo un po' di questo colore. Il naso, dobbiamo fare qualcosa per questo naso. Dobbiamo fare in realtà anche qualcosa per questo. Perché è orrendo. Ok, così va molto meglio. Forse però possiamo rimpicciolirle. Esatto, così. Cosa dite, ragazze? A me sembra molto meglio così, no? Ok. Poi, allora, i capelli. Quindi andiamo sui capelli, cerchiamo i capelli di Sailor Jupiter, che ha la coda in genere. Quindi eccola qua. Assomiglia, dai! Poi lei è Mora, Mora castana scura, quindi castana molto scura, castana, no, questa è nera, castana scura. Ok, poi vediamo, capelli non ci interessa, accessori, le mettiamo. Lei ha, se non sbaglio, delle roselline. Che però non ci sono naturalmente. Quindi, ragazze, non posso fare altro che per il momento metterle solo queste, che in realtà non sono verdi, ma lei ce le ha fucsia le roselline, se non sbaglio. Vediamo cos'altro c'è. Andiamo giù. Allora, questo di color verde. Poi il trucco, le facciamo un trucco un po' più intraprendente. Anche se sì, non, cerchiamo di non esagerare. Ragazzi, ho dimenticato di fare il trucco a Sailor Mars. Beh, adesso sistemiamo proprio al volo volo, perché credo di aver proprio dimenticato per qualche motivo. Allora, questo sulle guance glielo lasciamo così. Anche lei le mettiamo nude. E direi basta per il trucco. Andiamo sul vestitino, le cerchiamo la sua suite del suo colore. È questa qui, ragazze. Poi abbiamo i suoi stivaletti, che anche lei ha degli stivaletti bellissimi. Ditemi che ci sono, se no veramente mi sparo. Sì, solo che sono verdi, benissimo. Però un po' più chiaro, così lo mettiamo. Così, non è proprio esattamente quello che mi aspettavo, però insomma meglio di niente. Allora, mi servono, vediamo qui, tra gli accessori, questo è il gancetto che ha in testa. Dopo mi serve la tiara di color verde e scorrendo in giù i guantini, che sono questi qui, color verde naturalmente. Vediamo, forse lei è completa. Sì, direi che è completa. Allora, lei è per la famiglia, che si innamora spesso. Dopodiché vediamo cosa fa. È molto brava a cucinare lei, per cui la facciamo, vediamo, ghiotto. No, non è ghiottona lei. Allora, allegra, attiva, romantica, buffa e romantica, che si innamora sempre di chiunque, di sicuro. E è una buon gustaia. Dopodiché vediamo l'ultimo tratto, è buona, assolutamente. E lei è Sailor Jupiter. Prima di passare ad altro, torno un attimo su lei e le sistemo il trucco, perché mi sono ricordata di aver completamente lasciato
da parte il suo trucco. Eccolo qua il trucco. Allora, le mettiamo un po' di eyeliner e un po' qua. Labbra. Le mettiamo qualcosa di non troppo aggressivo. Questo era carino, non era niente male. Ok. Quindi abbiamo sistemato un attimino Rea. Allora, quindi c'è Mercury, Rea. Allora, lei ho dimenticato però di mettere nella parte qua, togliamo formali così e le mettiamo la sua divisa, ragazze. No, lei qua no. Credo che non ci sia quello di Rea, perché Rea aveva una cosa specifica, se non sbaglio. Eh sì, quello di Rea non c'è, ragazze. Andiamo su Morea. Invece Morea, se non sbaglio, ha la sua divisa completamente diversa. Allora, eccola qui. Poi le serve la gonna, che è questa qui. E lei, se non sbaglio, ha chiaramente le scarpettine. Non queste. Le devo trovare, ragazze. Adesso le cerco, eh. Allora, non queste. Eccole qui. Cerchiamo il colore. Ecco, le lasciamo così? No. Le mettiamo così, dai. Ecco, in questa versione magari le togliamo anche questo. Cosa dite? Eccoci qua. Fatto. E anche Morea è pronta. Bene ragazze, per oggi direi che è tutto. Abbiamo creato Sailor Mercury, Sailor Mars e Sailor Jupiter. Nel prossimo video finale creeremo insieme le due guerriere che mancano, che sono Sailor Venus, nella sua versione anche di Sailor V, dovrei trovare anche il suo costume, e Sailor Saturn, che è l'ultima guerriera Sailor. Io vi ringrazio di essere stati con me. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale e mi raccomando, lasciatemi tanti commenti e spolliciate all'insù. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!